Buonasera e benvenuti a questa puntata di quasi fine novembre di A tu per tu, una puntata di cui è ospite il presidente del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, il dottor Franco Dalle Vacche, che ormai accetta, diciamo, i nostri inviti, soprattutto quando si tratta di parlare innanzitutto di fenomeni stagionali climatici. Siamo ad autunno avanzato, ci manca un mese e mezzo alla fine dell'anno e neanche un mese all'inizio dell'inverno. Allora, presidente Dalle Vacche, noi sappiamo che nel suo ruolo, diciamo, è d'obbligo avere un controllo, un monitoraggio, un'attenzione molto forte nei confronti, diciamo, dell'andamento climatico. Allora, piovosità, siccità, è successo quello che è successo nel nostro paese, Ferrara è rimasta, e anche questa parte, diciamo, della pianura padana, tranne che sulla costa, sono rimaste abbastanza indenni. Ecco. Sì, buonasera Dalia. È chiaro che per il ruolo che ha il Consorzio di Bonifica, l'andamento stagionale ha una forte influenza in termini sia pratici operativi ma anche economici. Tante volte abbiamo detto se piove in un certo modo i nostri costi sono in un certo modo, se piove in un altro modo ne hanno un'influenza. Ecco, il 2018 com'è andato dal punto di vista climatico? Allora, se noi guardiamo il quadro generale del paese, ci sono state delle situazioni molto complicate, direi anche dei Soprattutto in disastri, questi anche di ultimi recente, tempi. premesso che abbiamo ancora un mese e mezzo davanti, quindi ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Però relativamente all'Emilia-Romagna, in particolare a Ferrara, come giustamente lei ha detto, a parte la situazione della linea di costa, delle spiagge, che non sono di competenza del Consorzio di Bonifica, ma della Regione, del Servizio Tecnico di Bacino sostanzialmente, noi abbiamo avuto un anno, dopo tanti anni complicati, io dico un anno abbastanza favorevole. Siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati, perché ovviamente noi abbiamo una struttura e abbiamo un territorio molto delicato sotto il livello del mare. C'è l'ultimo rapporto di ISPRA che definisce, diciamo, lo dà sotto questo elemento, il rischio per la popolazione. Perché ovviamente nelle mappe di rischio tu puoi individuare tanti elementi, le popolazioni, i beni, le strutture. Ecco, la provincia di Ferrara, Ferrara in particolare, è considerata ad alto rischio perché Idrogeologico. idrogeologico e quindi ovviamente nei riguardi della popolazione. Allora siamo stati fortunati, ma abbiamo anche un consorzio che è Sì, abbastanza attento e quindi. attento e certo noi con le nostre strutture dobbiamo essere assolutamente operativi. Voi sapete che noi seguiamo tutto il cosiddetto reticolo minore, che minore non è perché sono oltre 4.000 km di canale, le nostre idrovore, tutto a scolo meccanico, la regione segue gli argini del Po, gli argini del Volano e gli argini del Reno, ma è chiaro che in una difficoltà locale o arginale, il consorzio è la prima struttura che si mette a fianco della regione per intervenire di fianco alla Voi protezione siete in civile. primo piano, proprio diciamo sulla linea del fronte quando Esatto, parliamo di sicurezza idrogeologica del nostro territorio, che lo diciamo ancora una volta, è in basso, è dentro un cantino e quindi è particolarmente a è tutto rischio. artificiale in buona sostanza. Allora, veniamo un momento più al fatto climatico. Le temperature, anche quest'anno abbiamo avuto delle temperature importanti, molto alte, e credo che sia, non ricordo, il quarto o quinto anno di temperature elevate nel secolo, però abbiamo avuto una situazione che ha aiutato nonostante le temperature. Abbiamo avuto delle interruzioni, abbiamo avuto della piovosità, abbiamo avuto dei temporali. Questo ci ha salvato da una siccità, diciamo, deleteria, dannosa che Sì, abbiamo visto in altre annate. esatto, rispetto al 2017 queste interruzioni hanno un momento abbassato la temperatura, hanno aiutato, tra virgolette, uso questo termine, le piante oltre che noi a respirare. L'altro anno respiravamo aria calda in buona sostanza, non ne potevamo più. E quindi questo è stato il problema. Oltre un altro elemento, perché come si difende diciamo, la provincia, il nostro territorio e le produzioni agricole dal caldo e anche da momenti di siccità? Grazie alla derivazione, all'irrigazione che noi facciamo prelevando acqua da Po. Il Po quest'anno fino a giugno ha mantenuto delle quote notevoli. Voi sapete che se il Po può avere delle oscillazioni ampie, perché passiamo dai 10.000 metri cubi, 12 metri di altezza rispetto ai dati degli igrometri, e può andare a delle magre di 400 metri cubi, quindi da Non abbiamo 10.000. mai avuto magre così No, quest'anno quest'anno. sono state controllate e comunque fino a giugno abbiamo potuto derivare per gravità. Il che significa un notevole, lei ce l'ha insegnato, Certo. risparmio di spesa, perché è un risparmio energetico. Esatto, perché quando noi deriviamo per gravità non utilizziamo Le pompe, pompe. non utilizziamo energia elettrica, l'energia elettrica è molto costosa. Quest'anno, tra l'altro, rispetto all'anno precedente c'è stato un forte incremento, se si guarda il prezzo unico nazionale è molto alto,
c'è il solito discorso che io faccio tutti gli anni dell'aspetto fiscale, degli accise e quant'altro, però la bolletta è molto notevole e quindi abbiamo potuto risparmiare e comunque difenderci da un incremento di tariffe. Questo è stato importante. E la piovosità fino a praticamente ottobre è di circa 600 mm, che siamo nella media annuale. Certo. La cosa significativa, io ho sempre sottolineato, il dato statistico può essere ingannevole. 600 mm, ma questi 600 mm quando sono venuti? Tutti in una volta, allora abbiamo l'alluvione. Si sono distribuiti bene? Bene. Si sono distribuiti in particolare nel periodo estivo? Ancora meglio, noi abbiamo avuto una certa piovosità intensa a febbraio e in parte a marzo, poi dopo abbiamo avuto una distribuzione di piogge direi accettabile, quindi secondo me, proprio per onestà intellettuale, dobbiamo dire che quest'anno la stagione non ci è andata contro. Ecco. E questo, diciamo, questi dati che lei commenta e di cui ci sta informando ci permettono di passare al secondo tema, diciamo, di questa nostra intervista. Abbiamo parlato di costi, abbiamo parlato di quanto possa essere, diciamo, pesante proprio, no? Mantenere in sicurezza idraulica o mantenere l'irrigazione nelle stagioni giuste di questo nostro territorio. Tutto questo si traduce naturalmente in questioni di bilancio. Certo. Ecco, siamo nel periodo questo in cui il comitato che gestisce il consorzio presenta la propria proposta di assestamento di bilancio 2018 al Consiglio e il bilancio preventivo, dico bene? Esatto, perfettamente. Noi abbiamo come comitato fatto l'assestamento di bilancio del 2018 sul preventivo 2018 e proprio questo andamento stagionale, come ho detto, che non ci è andato contro. Noi facciamo dei bilanci sempre prudenti, però è chiaro che se la stagione ci aiuta è più facile centrare i preventivi. Certo. Quindi l'assestamento è in linea con i nostri preventivi e quindi il comitato propone l'assestamento al Consiglio, il Consiglio sarà il 30 di novembre, è passato anche in commissione bilancio perché oltre al comitato noi abbiamo una commissione consigliare fatta da alcuni consiglieri, il consorzio ha una commissione patrimonio, una commissione bilancio, una commissione anche piano di classifica e irrigazione, questo per avere il conforto e un coinvolgimento maggiore anche del Consiglio, in modo che il Consiglio non sia partecipe della gestione soltanto in alcuni appuntamenti, ma anche in appuntamenti di costruzione, perché è evidente che nel momento che una commissione, in questo caso la bilancio, dice bene, comitato, quello che tu hai presentato ci convince, andare in Consiglio è decisamente più semplice. Certo. Ovviamente i consiglieri non fanno parte tutti della commissione e possono fare le loro valutazioni. Quindi un assestamento di bilancio che è in linea. Abbiamo costruito il preventivo, ovviamente partendo anche dall'assestamento, facendo delle valutazioni. È un preventivo che non prevede aumenti. No. Questo lo dica forte, perché questa è una bella notizia. Non prevede aumenti, nel senso che... Per i cittadini. Per tutti i consorziati, perché noi distinguiamo, eccetera. Ecco, lei ha detto i cittadini. Sì, i cittadini, ma volevo dire i ferraresi, perché i consorziati si dividono in proprietari di terreni agricoli e quindi invece cittadini che abitano le città oppure proprietari anche di industrie, di immobili. Esatto. Noi abbiamo un piano di classifica, è ben preciso. Volevo fare questa sottolineatura perché io credo che il dovere del Presidente e comunque dei consiglieri del Consorzio è sempre dare un'informazione la più ampia possibile. Spesso io leggo sul giornale o quando incontro rappresentanti di movimenti politici, di partiti, a volte c'è questo convincimento, io sono un agricoltore ma credo di essere intellettualmente molto onesto, il bilancio è molto preciso, noi abbiamo quest'anno 20 milioni e 500 mila euro di contributi di scolo, che vuol dire la sicurezza idraulica, che riguarda quindi case e terreni, quindi tutti, poi abbiamo altri 10 milioni di euro per le quote fisse di irrigazione che riguardano soltanto le aziende agricole. E poi abbiamo 3 milioni di euro che è la quota consumo, perché ovviamente un'azienda agricola ha una quota fissa, ma in base al piano culturale, in base al suo utilizzo, ha dei consumi diversi ed è giusto che se uno consuma di più, deve pagare di più. Quindi un bilancio di circa 33 milioni di euro, di cui 20 per tutti, sicurezza idraulica, e 13 per gli agricoltori. Quindi quando io sento che qualcuno dice che gli agricoltori gravano sugli urbani o sugli altri consorziati, è, scusate la parola, un falso. Basta guardare il bilancio, è molto preciso. Aggiungo, abbiamo anche un'entrata legata alle concessioni, perché le concessioni cosa sono? L'Enel ha una linea elettrica, c'è un ponte, c'è una presa di derivazione, c'è l'utilizzo di un tombinamento.
A seconda della natura della concessione, se è una concessione che riguarda l'irrigazione va all'azienda agricola, se è una concessione che riguarda un attraversamento va a chi di dovere. Quindi c'è assoluta precisione nell'attribuire i costi. Sui costi, quindi non ci sono ambiguità. Da questo Anzi, punto lei ci ricordava proprio prima di entrare in trasmissione che non solo diciamo gli agricoltori gravano sui costi dei consorziati di città, ma non gravano. Ma addirittura che i costi dell'irrigazione, che sono tutti a carico degli agricoltori, vanno a favore, diciamo, dell'ambiente complessivo, della sicurezza. Diciamo, complessiva. Oggi le aziende agricole, per carità, nessuno è qui a rivendicare, diciamo, gratitudine o compensazioni. No. Però faccio questa sottolineatura perché nel momento in cui gira questa voce che gli agricoltori gravano sui cittadini, sugli urbani, no, è il contrario. Loro pagano quello che noi riteniamo per la derivazione. Certo. Tenete presente che questa provincia, guardate questa provincia quando non c'è l'irrigazione, considerate i depuratori, considerate la fauna ittica, considerate tutto un aspetto anche, dico, turistico-estetico legato al nostro ambiente, quindi l'irrigazione dà un beneficio ambientale, dà un beneficio, diciamo, di salubrità complessiva, perché l'acqua stagnante crea dei problemi, nocive. Invece un'acqua in movimento è assolutamente positiva per le produzioni agricole, ma anche mantiene una salubrità completa. Certo. Tenete presente che le acque depurate dei depuratori vengono veicolate al mare tramite la canalizzazione dei consorzi di bonifica. Certo. E quindi se non ci fosse l'irrigazione, e infatti d'inverno abbiamo qualche problemino maggiore sui depuratori da questo punto di vista. Ecco, quindi era importante chiarire, diciamo così, quanto l'irrigazione, che è tutta a carico degli agricoltori, possa essere un fattore positivo per l'equilibrio di beneficio complessivo. Abbiamo parlato di questo assestamento di bilancio 2018 che è in linea con il preventivo e che cosa avete previsto per il bilancio 2019? Allora, il bilancio 2019, come dico, non presenta aumenti, quindi vuol dire che l'importo che noi chiediamo agli urbani sarà ancora dei 20 milioni e 500 mila euro, l'importo che chiediamo ai consorziati agricoli, anche se non c'è questa distinzione, è di 13 milioni tra quota fissa e quota consumo, anche nel consumo facciamo una stima. Vede, le faccio questa considerazione, il tema delle risaie, apro questa piccola parentesi, il riso è in crisi, con un prezzo stracciato per motivi di importazioni esterne e quant'altro. Noi siamo nei momenti, tra virgolette, migliori di mercato. Alcuni anni fa il riso era arrivato a 10.000 ettari. Oggi siamo a 6.000 perché gli agricoltori ovviamente riducono, non vanno sotto questa superficie, nonostante la difficoltà, nonostante le perdite, perché sono dei terreni particolarmente anomali nella zona di Olanda e Codigoro, che si acidificano. Se tu non fai risaia, il terreno diventa sterile, quindi sei obbligato a fare risaia. Chiaro che il consorzio non può ovviamente tarare i costi di irrigazione legati alla risaia, al prezzo del mercato, e quindi noi purtroppo dobbiamo, l'acqua che immettiamo nelle risaie ha un suo costo. Certo, cerchiamo di avere massima attenzione, perché è chiaro, per il consorzio è molto più economico irrigare 10.000 ettari come economia di scala che irrigarne 6, però non possiamo gravare oltre un certo limite. Quindi io spero che il mercato... Quindi le risaie servono per notificare l'acqua ai terreni. Io spero che il mercato del riso migliori, ma per dire che a volte l'irrigazione è quasi un obbligo, sennò i terreni di Olanda, di Codigoro, quei terreni diventano sterili. E diventano sterili non per un anno, diventano sterili per situazioni molto lunghe. Sono i terreni che sono stati sottratti dalla bonifica. Esatto, sono terreni torbosi, organici, acidi, insomma, alle non voglio entrare mare, quindi alle in, acque di valle. In situazioni particolari. Ecco, quindi preventivi, non chiedendo aumenti, rimangono sia per l'irrigazione e per identici. Però noi facciamo degli investimenti importanti. Ecco, questo è importante. E la domanda è, ma come mai riuscite a fare degli investimenti importanti senza, diciamo, chiedere ai consorziati aumenti delle risorse? Allora, sugli investimenti spieghiamo. Ci sono investimenti di carattere gestionale ordinari che fa il consorzio con i mezzi propri. Che sono di manutenzione ordinaria. Che sono, il parco ordinario. Macchine, le manutenzioni, un rinnovamento, perché il consorzio ha un grosso parco macchine, di trattrici, di camion, di escavatori, lavoriamo molto, ovviamente c'è un'usura, è chiaro però che c'è anche da tempo c'è un'azione di miglioramento qualitativo dei mezzi. Un trattore classico può costare 30-40 mila euro,
ha il terzo punto, gli agganci una trincia portata. Una macchina dedicata come macchine specializzate che sono destinate allo sfalcio dell'erba, sono macchine che costano anche 120-130 mila euro, ma hanno una produttività, una sicurezza, un'efficienza che non è confrontabile. Quindi, e voi state proprio rinnovando, sì, il parco macchine comprando, esatto, questi, esatto, trattori. Quindi c'è un rinnovo sia per l'usura, ma anche puntiamo a una qualità maggiore, perché dobbiamo lavorare di più, nel senso che il consorzio sta facendo da tempo una politica, io uso questo termine, di internalizzazione. Ecco. Cioè, a differenza di altri comparti che hanno fatto delle altre scelte, certamente motivato per certe ragioni di esternalizzare tante funzioni, noi invece cerchiamo di lavorare sempre di più e sempre al nostro interno, per due ragioni. Perché riteniamo che poter essere operativi senza, io faccio sempre degli esempi di carattere sanitario, io non posso dare in appalto o cercare una sala operatoria facendo un appalto, io devo avere il mio trattore, le mie strutture capaci di intervenire. E quindi noi dobbiamo essere organizzati così. Inoltre l'IVA per noi non è detraibile, quindi un appalto con un'IVA ha un costo. Le procedure degli appalti sono complicatissime. Oggi, per carità, c'è la libera concorrenza che porta ovviamente anche dei risparmi nelle gare. Però ti puoi trovare un'azienda che viene dalla Valle d'Aosta piuttosto che dalla Basilicata o dalla Liguria, che poi ha delle difficoltà, che fa dei subappalti, che ci sono dei problemi. Certo. Quindi noi cerchiamo la sicurezza e anche un certo tipo di servizio, ecco, che è legato alla sicurezza. A me sembra che questo sia un valore aggiunto, è un valore aggiunto. Il consorzio di bonifica della Pianura Ferrarese. Perché intanto siete anche liberi, come dire, nel tempo di, esatto, organizzare il lavoro al bisogno, senza, esatto, anche senza preavviso, voglio dire. Sì, non a caso, entro certi limiti, quando c'è qualche emergenza, e questo secondo me è anche un altro valore dei rapporti che abbiamo con gli enti pubblici, sì, comuni e provincia, a parte che abbiamo tanti lavori in comune, le frane, alcuni ponti, eccetera, qualche emergenza siamo intervenuti noi, perché essendo in economia diretta, sì, sì, possiamo, sì, quasi in tempo reale, intervenire. Quasi in tempo reale. Altro elemento sono quindi però gli investimenti di carattere invece legati allo Stato. Lo Stato, la finanza pubblica, noi sappiamo che, diciamo, le manutenzioni ordinarie e l'aggiornamento del nostro parco macchine o le manutenzioni, adesso stiamo intervenendo su Palazzo Naselli Crispi, che era stato danneggiato dal terremoto, c'è il cantiere in corso, sono a carico della gestione ordinaria. Faccio un passo indietro, come riusciamo a fare queste operazioni? Facciamo queste operazioni perché è un investimento da buon imprenditore, io non lo posso caricare tutto in un anno, nel senso che domani compro un trattore da 300.000 euro, non lo posso mettere nel bilancio di un anno perché vuol dire, tra virgolette, rendere quel bilancio insostenibile. Certo, anche perché con le quote di ammortamento, visto che il trattore esplicherà la sua attività, viene distribuito. Il costo. Facciamo dei mutui bancari, dobbiamo guardare se il bilancio si può permettere di accendere questi mutui, che vuol dire restituire il capitale e gli interessi. Do un flash per non entrare nell'ambito troppo dettaglio. Tecnico. Le quote di ammortamento che abbiamo nel bilancio oggi sono 1.300.000, li abbiamo sistematicamente aumentato e questo è un segnale positivo, perché io quando vedo un bilancio con poche quote di ammortamento vuol dire che quell'amministrazione non sta rinnovando, quindi sta invecchiando tutto. Quindi quote di ammortamento vuol dire restituire il capitale. Sì. Le quote interessi, noi abbiamo attualmente una quota di interessi sui mutui di circa 90.000 euro, col mutuo che faremo adesso andremo a 120.000. E che cosa farete con questo mutuo? Macchine, attrezzature, manutenzioni ordinarie, miglioramento della nostra struttura. Un bilancio della nostra dimensione che ha 30.000 euro di interessi passivi e 90.000 interessi sul mutui, secondo me la domanda è bene. Di che cosa stiamo parlando. Ecco, non bene. Farlo sarebbe sbagliato. Mentre invece gli investimenti pubblici, lì siamo un po' in difficoltà. Sono su progetti dello Stato? Sono progetti dello Stato, perché noi ovviamente siamo una struttura, diciamo, sussidiaria allo Stato. Lo Stato finanzia le opere pubbliche che sono di proprietà dello Stato, quindi i canali, le idrovore, tutte le attrezzature, tutti i sostegni, no? le attrezzature sono del consorzio. I canali, le idrovore, i ponti? I ponti, i sostegni, le chiuse, tutta una serie di strutture sono di proprietà dello Stato. Quindi lo Stato le finanzia, dopo le dà in gestione al consorzio che le deve mantenere e gestire. Quindi quando noi facciamo un intervento su 100 per la sicurezza idraulica piuttosto che a Codigoro o ad Argenta, sono finanziati dal pubblico. Oggi sappiamo, siamo in discussione della finanziaria, le difficoltà economiche sono molto importanti, quindi mentre sull'irrigazione qualche finanziamento europeo c'è, sulla sicurezza idraulica sono a carico dello Stato in buona sostanza.
Allora, siamo riusciti a rifar finanziare la legge sulla subsidenza. Questo territorio, Rovigo, la provincia di Rovigo, la provincia di Ferrara e la provincia di Ravenna, hanno da tempo una legge che si chiama della subsidenza, in buona sostanza, proprio perché questo è un territorio che... questo fenomeno. Sì, che ha questo fenomeno a livello naturale, sì. Dopodiché c'è stato anche l'estrazione del gas, una serie di componenti. Quindi lo Stato è intervenuto per compensare, per adeguare gli impianti. Per alcuni anni non è stata più finanziata, siamo riusciti, insieme agli amici di Rovigo, insieme all'appoggio dell'Ambi Nazionale, a far rifinanziare questi fondi, 2 milioni nel 2018 da ripartire tra le tre province, 4 milioni nel 2019 e successivi, ci danno un po' di respiro. Capito. Perché per noi è importante poter contare su delle risorse non enormi, ma costanti e progressive, perché la nostra capacità di spesa e di progettazione ovviamente è adeguata a certe dimensioni. Quindi è importante avere una distribuzione. Quindi questo fatto ci aiuterà a intervenire su degli adeguamenti di sicurezza idraulica, perché la subsidenza è destinata sostanzialmente alla sicurezza idraulica, quindi potenziamento di idrovore, riordino di comprensori che si sono ammalorati e quant'altro. Ecco. E io da tempo, e circa un anno, d'intesa col mio consiglio e comitato, porto avanti questa proposta di un disegno di legge che possa affiancare, non sostituire, il finanziamento pubblico in questa fase di difficoltà. Cosa voglio dire? Si tratta di mutuare delle norme legislative che già esistono per la sicurezza antisismica dei condomini e delle parti comuni, che dicono che cosa? Che se un gruppo di condomini interviene sulle muri perimetrali, sul tetto, sulle scale, parti comuni di un condominio, ha una detrazione dell'85%. Allora, il consorzio di bonifica è un grande condominio, 151.000 consorziati, ognuno con i propri millesimi. Certo. Le nostre parti comuni sono le idrovore, i canali e i manufatti. Quindi è un disegno di legge che consenta al consorzio di accendere dei mutui bancari. Sì. A che punto siete? Diciamo questo, è stato presentato un emendamento, però non le nascondo e non è una critica alla politica, in questo momento si legge sui giornali, a Roma c'è, tra virgolette, un ordinato caos, caos. Certo. Quindi immaginare che un provvedimento, secondo me, è molto importante e che non è poi locale per Ferrara, mm-hmm. perché se lei immagina 100 consorzi, 50 consorzi hanno il bilancio in ordine, certo. vogliono fare dei mutui da 2-3 milioni di euro per fare queste operazioni, certo. vuol dire mettere sul territorio 150-200 milioni praticamente immediatamente. Mm-hmm. Lavori che fanno IVA, che fanno reddito, che fanno occupazione e danno quelle risposte locali per quei problemi che sono troppo grandi per il consorzio e non li può gestire e troppo piccoli per un inquadramento nazionale. Io credo molto in questa proposta e quindi al di là della finanziaria, d'intesa con le forze politiche, e io ho detto spesso che sui temi consortili c'è un'intesa generale, certo. diciamo una pompa non ha colore, la sicurezza certo. idraulica non ha colore, di portare avanti questo disegno. Io proprio ci credo molto e sto lavorando attivamente col mio comitato in questo senso. Qui. Ecco, mi viene da dire, faccio l'ultima domanda sul bilancio, che questa attività, questa azione che lei sta portando avanti, la porterà avanti per il 2019, per il 2020, poi nel 2021 c'è un cambio sì. al vertice. Allora, e quindi come funziona quando si è vicini a questa scadenza? Certo, diciamo questo, il nostro statuto prevede due mandati di 5 anni. Io sono stato presidente del secondo circondario, adesso non voglio raccontare la mia vita in consorzio, sono entrato in consorzio 30 anni fa come consigliere e ho fatto la mia vita praticamente da questo punto di vista. Quindi sono stato presidente del secondo circondario, poi la fusione ha fatto sì che siamo diventati un altro ente. Quindi diciamo che ho potuto fare due mandati, uno già fatto come per una di Ferrara e sto facendo il secondo. Lo statuto prevede che dopo due mandati tu devi passare la mano. E le dico francamente, io credo che sia opportuno perché è sempre giusto avere un rinnovamento. Certo, noi vediamo che c'è l'esperienza, c'è il contributo, però è giusto. Allora cosa succede? Che stiamo facendo? Io farò il bilancio col mio comitato 2019, farò quello del 2020. Quello del 2021 lo farò col mio comitato, ma dopo un mese ci sarà un nuovo presidente. E allora ci vuole una prudenza in questo senso, cercare di dare la spinta migliore in questa fase qui, per dare un buon abbrivio, perché noi sappiamo che il bilancio del 2021 sarà un bilancio non, come dire, uso questo termine,
scialbo inefficiente, ma molto prudente per lasciare alla nuova amministrazione le scelte che ritiene più opportune. Certo, questo mi sembra giusto. Abbiamo anticipato un po' i tempi, invece adesso in chiusura io non posso fare a meno di fare la domanda che è stata una domanda del giorno sui media e riguarda, diciamo, la situazione dell'abbandono dei cavalli, una trentina di cavalli che nel territorio, diciamo così, del Delta Ferrarese da 5 anni a questa parte vagano praticamente e hanno smesso la loro identità di essere animali allevati, domestici, di allevamento, diciamo, domestici, per diventare praticamente animali fauna selvatica. Almeno questo è. Ecco, voi ve ne siete occupati, lei e comunque il consorzio, perché per diciamo, questi cavalli si trovavano nell'area, diciamo, al di là di Valle Lepre, dico bene? Sì, quindi, esatto. Ecco. Io vorrei sapere il punto di vista suo, personale e comunque, perché lei ha frequentato, diciamo, tutti coloro che si sono, ha portato addirittura dei giornalisti sul luogo perché si rendessero conto che questi non erano cavalli, come dire, ammalati, cavalli la cui salute era stata messa a repentaglio, ma avevano cambiato identità. Allora, diciamo questo. In effetti c'è un problema, ma dire che c'è un problema non vuol dire finire sulla stampa. A me, c'è stata una drammatizzazione. Esatto, io non sono ferrarese, ma le dico francamente che Ferrara vada sulla stampa o sul telegiornale, Igor, la criminalità, l'immigrazione, i cavalli abbandonati, là, secondo me è sbagliato. Questa provincia è distorta l'immagine che ne viene data. Io esprimo il mio pensiero, dico francamente, spero di non urtare la sensibilità di nessuno, ma secondo me di fianco alla sensibilità ci vuole anche il ragionamento razionale, perché sennò la sensibilità rimane sensibilità e poi non si risolve. Certo, ma noi abbiamo pianto su questi cavalli che ci sono stati presentati come cavalli affamati, praticamente in balia degli eventi. Qui siamo in Regione Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, in comune di Ostellato, in area di parco. Questi sono elementi importanti. Inoltre, per capire chi se ne deve occupare. Secondo me questi sono gli attori. Perché diciamolo che c'è stato un fallimento dell'azienda. Esatto. Poi quest'area di parco è confinata sostanzialmente da due linee idrauliche. Una è il canale navigabile, con gli argini che sono in gestione della regione, e l'altro è circondariale. Quest'area in un certo senso si vede dalla carta, non so se può essere proiettata, un lungo budello molto stretto e per accedere a quest'area che parte da Valle Lepri e arriva alle Valette di Ostellato, puoi entrare dalle Valette di Ostellato o puoi entrare dal consorzio di bonifica. Tenete presente che Valle Lepri è una struttura strategica, è un cantiere di lavoro, c'è un impianto idrovoro che è uno dei più grandi d'Italia e d'Europa, quindi non è aperto al pubblico in buona sostanza. Certo. Quindi, diciamo, noi indirettamente abbiamo fatto un effetto di protezione, perché altrimenti uno poteva andare là con un camion, caricarseli e portarli via. Detto questo, in questa zona di parco ci sono anche delle proprietà agricole. Allora, questi cavalli, i cavalli camarghesi in quella zona lì, sono lì da 25-30 anni, perché furono importati per un'attività di maneggio legati a una cooperativa e anche attività privata. Ci sono stati dei vari passaggi. 5 anni fa l'azienda che di fatto aveva sul suo territorio i cavalli, e dico questo perché ci sono dei capannini, ci sono delle tettoie aperte, classiche che si vedono per riparare gli animali d'inverno o d'estate, ha fatto fallimento. C'è quindi un curatore fallimentare perché il tribunale ha fatto un sequestro. Il curatore fallimentare ovviamente ha i terreni, ha gli immobili, ha le attrezzature. Non si è curato dei cavalli. Probabilmente, io non lo so, forse non ha valutato, però io non voglio fare nessuna critica, però probabilmente non è stato, perché i cavalli, anche se sono ovviamente, dicevo, sensibilità, sono un bene. Sono un bene, quindi potevano essere venduti o potevano essere trasferiti ad altri proprietari. Quando capita un fallimento in una stalla di vacche da latte, questo succede in buona sostanza. Allora averli abbandonati non è stata una grandissima trovata. No, infatti secondo me, qual è la situazione? Oggi sono circa 30, tra l'altro
Questi cavalli, leggevo l'altro giorno sul giornale che un capriolo è uscito dalla riserva di Campotto, è stato investito da una macchina con una sione ed è morto, nessuno si è agitato più di tanto, però voglio dire, sia sia a Campotto i caprioli, sia in altre zone di parche, la fauna selvatica nasce, vive, si riproduce e muore. È vero, ecco. Però noi siamo stati, allora, ci siamo commossi al pensiero che questi cavalli che vivevano in una stalla, che servivano diciamo così ad un'azienda, oggi lì se uno hanno va dovuto a vedere, adattarsi praticamente. Però vediamo che ci sono puledri, ci sono cavalle gravide. Mm-hmm. Allora, teniamo presente questo elemento. Si è creato qui. Un habitat. È un habitat. Un animale che rimane gravido e partorisce è sano. È sano, perché se sta male abortisce prima. Se guardate dalle foto gli zoccoli sono in buonissime condizioni. Noi abbiamo capito quello che lei ci vuol dire e lei ci vuole anche dire di non essere così sempre inclini alle drammatizzazioni magari. Ecco, quindi passare per l'agre è sbagliato. Ecco. Allora, però che farne? Allora, a mio avviso, e questa è la mia opinione, qui ci sono diversi attori, li ho citati, la regione, la provincia, il comune, il parco soprattutto, perché secondo me i cavalli oggi selvatici sono diventati sostanzialmente una specie protetta, anche il curatore fallimentare che deve fare chiarezza se questo qui è un bene di qualcuno, perché se io e lei andiamo a caricare un cavallo probabilmente ci accusano di furto, altrimenti questi cavalli se diventano, come dire, sotto giurisdizione del parco sono strutture protette. Quindi dovrebbe pensarci il parco. Pensarci non da solo, anche il consorzio di bonifica, noi siamo lì da questo punto di vista, quindi il mio invito è fare un tavolo sostanzialmente. A mio avviso ci vuole un controllo veterinario, come dire, con una sua periodicità, perché i cavalli vanno sverminati, vanno seguiti, avere un censimento, perché i cavalli, il loro numero varia, perché ci sono dei parti e ci sono delle morti, quindi avere, come dire, un controllo, anche perché parliamo di un'area di circa un centinaio di ettari, tra l'altro gli animali hanno a disposizione foraggio diciamo naturale, opportuno portare in periodi invernali forse un po' di fieno, ma se l'animale preferisce sempre l'erba fresca. Quindi ormai il loro destino è quello di essere fauna per selvatica? Per me spostarli di là sarebbe uno sbaglio, andrebbero gestiti in una logica, come dire, ma fare chiarezza soprattutto sulla proprietà. Bene. E quindi sull'affidabilità. Allora noi accettiamo questo suo punto di vista, ma ce ne facciamo carico invitando, diciamo, le istituzioni che lei ha citato, deputate, a creare questo tavolo e comunque a farsi carico di questa problematica, perché non possiamo continuare a pensare che questi 30 cavalli o quanti siano... Sì. Ecco, sotto un certo punto di vista il fatto che non erano notati li ha in un certo senso da una parte salvaguardati, ma da un'altra parte è una condizione che non può andare avanti in infinito. Tutto sommato dopo 4-5 anni è durata anche un po' troppo, so che il potere va ad asta, probabilmente l'asta andrà vuota, temo. Però qui bisogna fare chiarezza sul titolo di proprietà, questo è il mio primo punto. Allora, io ho avuto dei contatti anche con Andrea Marchi, con la Presidente Paron, secondo me c'è assoluta volontà e credo che questa anche... Di sanare questa situazione. Di prendere alcuni provvedimenti. Ecco, allora noi seguiremo questa vicenda anche tenendo conto del suo punto di vista. La ringrazio. La ringraziamo, Presidente, pensiamo di aver dato un'informazione, diciamo, importante per tutti i consorziati del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e di avere anche contribuito a chiarire un po' le idee su questa tematica che ci ha fatto un po' piangere, preoccupare sulla sorte di questi cavalli. Certo. Grazie a lei e grazie a tutti voi dell'attenzione con cui ci seguite. Arrivederci.